Come riconoscere i santi nella storia dell'arte? Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Parte oggi una nuova rubrica che da tempo medito di mettere online, cioè darvi una guida su come riconoscere le figure dei santi all'interno delle opere. Questa è una modalità di conoscenza che vi permetterà di avere un accesso immediato ad una moltitudine di opere. Riconoscendo il soggetto principale, potrete così leggere l'opera in maniera più fluida, connotandola anche temporalmente, perché in base a quale santo viene ad affacciarsi all'interno di un'opera d'arte potrete collocare più o meno in là quella determinata opera d'arte. Non potevo esimermi dal cominciare dal patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, nonché il mio santo, perché io mi chiamo Francesca di secondo nome, è il santo un po' che accomuna tutti, che nasce ricco e muore povero, accoglie in sé tutte le gerarchie sociali in un unico essere santo. San Francesco nasce nel 1181 da un padre ricco mercante di stoffe, un certo Pietro di Bernardone, e da una madre anch'essa benestante della famiglia dei Pica, detta Giovanna. San Francesco nasce ad Assisi in una cornice molto particolare. Dovete sapere che infatti la madre, fervente credente, fece allestire una sorta di stalla per rievocare la nascita di Cristo e partorì proprio in questa sorta di stalla parallela che era all'interno della propria casa e che tutt'oggi viene chiamata la stalletta perché è rimasta un luogo di culto. All'interno di questa stalletta partorì il figlio, che fece chiamare Giovanni in onore di Giovanni Battista. Poi il padre volle aggiungere anche il nome di Francesco e infatti Francesco si chiama Francesco Giovanni. Tutti sappiamo che San Francesco ebbe una prima giovinezza piena di temporalità, piena del mondo terreno, dei vizi e degli stravizi del mondo terreno e anche di tutti quelli che erano gli eccessi che lo contraddistinguono. A un certo punto avviene che si ammala, una malattia da cui esce molto provato e da cui esce molto rinnovato nell'animo, si avvicina moltissimo alla fede in Dio, tanto da volerne abbracciare i precetti in maniera totale. Cominciò quindi a vivere in assoluta meditazione per fare proprio questo cambio dell'essere. Quando nel 205 si ritirò a pregare e a meditare nella chiesa di San Damiano, il crocifisso gli parlò e gli parlò per tre volte dicendogli: Francesco, vai e ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. Così Francesco cominciò a restaurare con le sue proprie mani tutta quella chiesa, motivo per cui San Francesco è molto vicino ai restauratori ed è anche il santo patrono dei tappezzieri, dei falegnami e di tutte quelle manovalanze che hanno a che fare con il mondo del restauro e del ripristino. E da qui nasce quella che è la vita spirituale di San Francesco e quella che è la figura di San Francesco che più si affaccia nelle opere d'arte, quella che conosciamo noi. Bene, come appare San Francesco nelle opere d'arte? In sintesi potremmo dire che questa è l'immagine che più ci appare come identificativa: una sorta di frate con un saio marrone, con un cappuccio, una corda cinta attorno alla vita, un Vangelo o un teschio in mano, circondato dalla luce divina, certe volte accompagnato da animali. Adesso analizziamo uno per uno questi elementi che, detti così, sembrano dei particolari casuali dipinti su un quadro, ma che invece hanno una spiegazione profonda e che caratterizzano l'immagine di questo e solo di questo santo. Nel 1208, durante il suo percorso canonico di avvicinamento al mondo cristiano,
sentendo il passo di un Vangelo in cui Gesù inviava gli apostoli, si sentì profondamente coinvolto e volle abbandonare qualsiasi ordine di appartenenza, perché secondo lui tutti quegli ordini erano troppo elevati per seguire la parola di Cristo. Si spogliò allora di tutte le cose temporali, di tutti i beni materiali, si cucì un vestito con un sacco ruvido di juta, molto ruvido e molto ispido, il vestito di San Francesco è a forma di croce con un cappuccio, e lo indossò. Cinse la vita non più con la cintura in cuoio di cui erano soliti cingersi i frati, ma prese una corda e, facendo dei nodi, se la avvolse alla vita. Da questo momento cominciava la vita evangelica di predicazione di San Francesco. Il saio, infatti, è un elemento importante nella figuratività. Appare in molti quadri sdrucito, ispido, quasi con la tessitura che assomiglia più al fil di ferro che non ad una stoffa, perché questo era proprio il volere del santo, l'avere un qualcosa di non confortevole addosso, ma che fosse quasi come un cilicio, quasi come una punizione mortificante delle carni. La corda che caratterizza San Francesco e che ferma il saio in vita è una corda che presenta tre nodi e rappresentano i tre precetti su cui si fonda la sua dottrina: la povertà, la castità e l'obbedienza. Questo significano i tre nodi che trovate sulla corda che cinge la vita di San Francesco. La sua figura è sempre accompagnata o da un Vangelo che indica appunto la parola di Dio, il verbo che lui segue costantemente, di cui è pregna la sua esistenza, o in alcuni casi è accompagnato da un teschio. In alcuni quadri parla col teschio, in alcuni quadri c'è solo la sua presenza in basso, a terra, dipende dai quadri che adesso vi stanno scorrendo davanti agli occhi. Bene, il teschio significa la meditazione sulla vita del santo, l'aver capito che la vita terrena prima o poi finisce, si diventa teschio, e che invece la vera vita, quella che va coltivata, è solo ciò che è all'interno del nostro animo, cioè la vita spirituale. Il teschio, infatti, se ci fate caso, è anche sempre presente, quasi sempre presente, sotto la croce di Cristo, un po' perché si pensa che la croce di Cristo sia stata issata sopra la tomba di Adamo, e quindi quel teschio potrebbe richiamare Adamo, il primo uomo che si macchiò del peccato originale e che ci fece perdere quello stare in santità con cui eravamo nati. Un po' perché anche sotto la croce quel teschio raffigura la temporalità. Quando si parla di temporalità si parla di qualcosa di terreno. Quando si dice un potere temporale, è un potere terreno. Il potere del re, per intenderci, è un potere temporale, no? Che ha un tempo, perché quando il re muore il potere sfugge, finisce. Bene, questo indica il teschio in tutti i quadri di San Francesco, la finitezza del mondo terreno, del mondo temporale. Un'altra caratteristica delle pitture con cui viene inquadrato spesso San Francesco sono le stigmate, che riceve durante la festa di San Michele Arcangelo nel 1224 circa. Gli appare un serafino a forma di croce che lo inonda di luce divina e gli conferisce le stigmate. Il serafino, cos'è il serafino? È un angelo di cui appare solo la testa e le ali. Nella gerarchia degli angeli è la figura angelica più vicina alla luce di Cristo, quindi il portavoce della luce di Cristo, l'emanatore più splendente della luce di Cristo. In molti quadri è raffigurato in forma di semplice serafino, in molti altri invece prende proprio la tipica forma a croce durante la quale San Francesco riceve le stigmate. Le stigmate sono quasi sempre presenti nella figuratività di San Francesco, quindi se vedete un frate cappuccino, un frate minore nei quadri con le stigmate, quello
e San Francesco. Di pari passo può non esserci il Serafino, ma c'è spessissimo la luce divina che irradia il santo. Se vedete una colomba che sprigiona la luce, se vedete semplicemente i raggi di luce, una forte luce che avvolge il santo, quello è San Francesco, perché la sua caratteristica è proprio avere ricevuto le stigmate avvolto dalla luce divina. In più, naturalmente, ci sono i passi della vita di San Francesco: San Francesco che parla con gli uccelli o San Francesco che ammansisce il lupo. Spesso uccelli e lupo sono presenti nei quadri che raffigurano San Francesco o nelle pale in cui ci sono più santi. San Francesco viene spesso accompagnato dal lupo o da colombi, questo a significare che era appunto il santo che riusciva a comunicare con gli animali. Ricapitoliamo quindi i punti con cui riconoscere San Francesco: saio marrone ispido, la cinta, una corda con tre nodi che rappresentano i tre precetti della dottrina francescana: povertà, castità e obbedienza. Il serafino che irradia la luce a forma di croce o anche no. I raggi di luce che avvolgono il santo. Le stigmate del santo. E poi il lupo e gli uccelli che spesso accompagnano la vita del santo. Non ultimo per importanza, ma presente in molti più santi, quindi può portarci, non è detto che sia necessariamente San Francesco, la parola di Dio, il Vangelo, tra le mani. Questo c'è spesso, ma per essere sicuri che sia San Francesco deve essere accompagnato da qualcun altro degli elementi che vi ho detto. Bene, questi facili elementi che vi parleranno e vi diranno: ehi, in questo quadro c'è San Francesco, oppure si parla di San Francesco. Chiunque sia l'autore, abbiamo visto icone, quadri di Caravaggio, quadri famosissimi durante l'excursus di questo video, chiunque parla di San Francesco attribuisce al santo i medesimi requisiti. Da oggi saprete riconoscere quindi una moltitudine di quadri senza averli mai studiati, ma semplicemente, come dei piccoli detective, andare a scoprire le tracce di quelle che sono le caratteristiche dei personaggi che vengono raffigurati in essi. Bene, se questo video vi è piaciuto, regalatemelo un pollice in su e una condivisione, fate sì che la cultura veicoli all'interno di YouTube e fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questo genere di video o se oggi avete imparato qualcosa di più. Vi ricordo sempre di attivare la campanella e di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Vi aspetto su tutti i miei social, Facebook, Instagram, sempre come Arte per Te, pennello bianco su fondo rosso, e noi ci vediamo sempre qua per il prossimo video. Da Umbretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!